sente. Do you hear me? Mi sentite? Guarda che microfonazzo che fa. Tech. Solo che non sta su. Ok, dovremmo esserci. Dovremmo esserci. Mi sentite, mi vedete, mi ascoltate? Ciao ragazzi. Stavo cercando di convertire una patch che avevo fatto su AXFX3. Allora, con... Allora, intanto vi presento... Questa qua è la mia solita Nick Johnston, che ho fatto un piccolo mod, come vedete. Ho messo i pickup magnetics, gli SS8, ragazzi, sono qualcosa di spettacolare. Qualcosa di incredibile. Veramente incredibile, c'è una dinamica. Allora, non so se sentite, come faccio a descriverlo, perché è qua è proprio il sotto le dita, è importantissimo. C'è una parte che si sente proprio la pennata, proprio uno sparkle, un bright sulla parte alta, però il pick up è bello vattato, pieno, è una cosa pazzesca. Allora, ve lo faccio sentire su questo suono qua. Questo è il suono che ho fatto per l'intro di Shine. Ok, Shine of a Crazy Diamond. E quindi è... Sentite che roba! Aspetta che spengo il microfono. Thank you.
Il rumore che sentite sotto è quello del computer, no? Nulla di particolare. Stavo pensando, vediamo un attimo, volevo capire perché c'è un volume troppo elevato. Fatemi vedere un secondo. Sbaglio sempre, non me la ricordo più. Allora, vi faccio vedere come ho fatto questo clean. Tanto io non sono capace di suonare Gilmour, quindi bisogna chiamare Edo qua. Edo Scordo a darci una mano. Allora, levo un po' di riverbero. Secondo me è troppo lungo. Sì, allora, il riverbero è molto lungo perché è un plex delay, è questo qua. Però, quando io ve lo faccio sentire, allora, vi recupero la base, eh. Sentito da solo sembra lungo, poi se io vado a fare una cosa, perché il riverbero bisogna sempre, soprattutto nei suoni gilmuriani, bisogna sempre, aspettate che no, ho sbagliato, allora, backing track, eccolo qua, vediamo un po', dov'è? Quella che mi interessa a me, no, Pink, eccolo qua, Pink Floyd, backing track, guitar backing track. Allora, vi faccio sentire questa roba qua. Quando poi sentite la chitarra all'interno di una cosa molto ethereal come una traccia stile Pink, che adesso io vi metto, bisogna sempre stare, diciamo, all'occhio su questo aspetto qua, fondamentalmente, no? Allora, vi faccio sentire, io ho una base che ho trovato su YouTube, stile Pink, no? Giusto perché così, se no non mi cazziate che non so le note perché non me la ricordo più. Cioè, ogni volta è sempre così. Allora, vediamo un po', che vedo che ci sono domande. Questo Schecter, ok, mi sta facendo venire voglia di comprare una Schecter. Vabbè, ragazzi, ormai sono finite tutte le Root, se le trovate ancora nei negozi per chi ce le ha, dopodiché. Attacco spaventoso. Allora, l'attacco è dovuto. C'è un mix di cose, ragazzi. Attenzione, vi spiego. Ma la verità delle verità, ovvero il suono di Gilmour sta nelle mani, perché suona col cuore, già stata detta. Assolutamente sì, assolutamente sì. Poi, allora, ci sono degli aspetti tecnologici che voglio. Vi si sente bene, amico, con questo microfonazzo? Vedete che bello sto barattolone di barattolone rosso. Allora, io qui per avere questo attacco qua, vi spiego alcuni segreti. Poi io non so se è proprio Gilmour, però a me fa. È troppo bello questo suono qua. Allora, partiamo da questo. Questo è il plettro in agata che, diciamo, dà un attacco che è spaventoso. Okay. Poi, le corde qui, ho montato le Carbon Steel 010, che sono bellissime perché dinamica pazzesca. Sono 010, però sono molto più morbide di una 010 normale, di quelle che si trovano nelle altre marche, il che mi permette di fare tranquillamente i bending alla grandissima. Poi la chitarra è, cioè, settata perfettamente, perché è una chitarra che. E ho messo i pickup Magnetics, che rispetto ai Nick Jones originali sono più morbidi, più hanno una banda che è enorme, cioè quindi molto più bassi. Infatti ho dovuto chiudere leggermente i bassi, cioè sono spettacolari, ragazzi. Beh, veramente sono innamorato di questi pickup qua che ho provato da poco e sono qualcosa di eccezionale. Sono dei pickup boutique, quindi hanno il loro costo, quindi non sono pickupetti cinesi o da 100 euro. Fatti a mano dall'amico Piero Terracina, tra l'altro me li ha consigliati Luigi Schiavone, e devo dire che il tutto è eccezionale. Vi faccio vedere la patch come funziona. Allora, un attimo solo, vediamo se riesco a beccarla. No, allora un attimo solo che la faccio, la apro, tacchete, tacchete, tacchete qua, eccolo qui, perfetto, adesso lo vedete, ok.
io mi metto sopra perché se no mi vedete. Ok, in piccolino. Allora aspetta un attimo. Ok, option, mi vedete in piccolo qua. Allora, praticamente questa patch qua è relativamente semplice, perché io c'è il mio solito Shiva Clean. Ok, Shiver Clean, come clean, utilizzo uno dei miei cabinet che tra l'altro è il Factory, il 309, sempre di Valhall, comunque quello che si trova Factory, e qua io mi sono creato il clean. Il compressore è il Dynacomp, ovvero l'MXR, come si chiama, il Red Comp lì, quello dell'MXR, quello rosso, il Dynacomp, e spinto abbastanza in compressione, perché vedete a 5. E dopodiché sto usando questo delay, che è un plex delay lunghissimo, che mi dà questa sonorità molto... veramente bello, eh? Ma sempre molto intelligibile. Allora, messo così, se io lo spengo, sentite che il suono è molto meno... ok? Allora, vi metto una basettina stile Pink... ok, Alberto, no, scusatemi il ritardo, no, non c'è il ritardo, ragazzi. Ho fatto questa, siccome diciamo oggi ho fatto tre i miei giri, sono ritornato a casa prestino, per cui ho detto aspetta che faccio questa improvvisata col suono di Gilmo. Quindi questo è il suono clean, ve lo faccio sentire senza reverb, senza il plex delay, ok, così mi dite com'è. Più o meno, non me la ricordo. Se io metto il plex delay, ok, succede sta roba qua. Però il suono rimane sempre molto intelligibile. Credo che lo stereo vi arrivi, giusto? Poi datemi conferma che lo stereo si sente bene. Verrebbe eccellente, ovvero Alberto Del Moro. Ok, Alberto. Alberto. Mi ricordo di te, Alberto. Quindi, allora, vi mando questa basettina. Speriamo che si senta, che i collegamenti siano a posto. Ok, spengo il microfono, come sempre. Vediamo. Eccola qua. Questo è in re, questa roba qua. La trovate su YouTube. Scrivete Pink Floyd style backing track e vi compare sta cosa qua. Thank you.
Scusatemi, ragazzi, scusatemi se mi faccio prendere dal panico quando faccio queste cose qua, perché è una roba... Se avete lo stereo, se ascoltate in cuffie, credo che mi capiate. Allora, Manuel mi dice, non posso vedere la live, ma ti faccio un saluto. Ok, ciao Manuel, Reverb eccellente, special bending, si arriva tutto ok, si sente del top, Pietro Gabba, in ogni caso bellissimo suono, mi fa piacere, magnette al centro, no, sto usando quello al manico in questo momento, prova a ridurre in poco i medi, sei davvero vicino. Allora, riduciamo i medi, sì, anch'io c'ho, però secondo me i medi lì dipende, credo, dai pick-up, però proviamo, Alberto, sono d'accordo anch'io, su questo ampli non ho i medi, quindi devo andare di equalizzazione. Allora, proviamo a ridurre i medi, quindi questa fascia qua, 500 e, vediamo un attimo, chiudo il microfono. Che dite? Proviamo praticamente sui 500, gli faccio una V piccolina. Quello che ha fatto il volume è bellissimo e lo personalizzi molto, fai molto tu. Sì, poi diciamo, ragazzi, ci sono mille cose, però diciamo, capite bene che secondo me, personale Gilmour, cioè tu vuoi fare stare lì quei suoni, però se non, la mano è il 90% del suono, chiaramente. Allora, io ho creato questo clean. Aspetta un attimo che vediamo. Buonasera, bello questo sound. Peter Pigna, ciao Alessandro Petronale, sei un mito, tocco favoloso, grazie Alessandro. Ciao a tutti, il tono della chitarra, pick up al manico è chiuso, aperto, tutto aperto ragazzi, tutto a cannella. Potrei chiudere un pelo i toni, però a me piace bright perché poi quando vai a suonare sulla base la punta che sentite tende a perdersi, per cui preferisco lasciarlo leggermente un po' più crisp, come dicono gli americani. Molto bene, Renzo, ok. Gigi, it's not that far off. I mean, sure, there are differences. Of course, there are differences, but this difference in the guitar also is different. I'm not Gilmour, of course. So it's not absolutely easy. Bene, adesso questo è il clean. Poi, solitamente, allora, sul secondo, come praticamente faccio shine solo. Ci metto un drive, è la stessa catena, però ci vado a mettere questo fast boost. Lui solitamente usa, almeno dal tutorial che l'ho visto di mezza barba, usa un TS-808, qualcosa del genere. Io preferisco usare questo drive perché è molto più ciccione rispetto all'808 e mi dà, a me no, cioè, il suono che piace più di Gilmour è quello di Pulse, però in quello di Pulse ci sono talmente tanti effetti, c'è l'effetto Palasport, eccetera, eccetera, che è difficile veramente capire quel suono lì. Bisognerebbe che io no, non ho ascoltato tutte le registrazioni, per cui mi piace sempre dare un po' la mia interpretazione. Vi faccio sentire ora questo snapshot, questa scena, dove appunto si attiva, che io ho chiamato Shine Solo, dove si attiva il drive, che è appunto il fast boost. Ok, e quindi vado prima su quello che avete sentito prima. Ok, lascio il coso acceso, spengo il microfono.
Sentite che questo drive è appena appena gli dà quel allora considerate una cosa, no? Allora io sono partito allora io sono partito dal presupposto, quello è il clean e quello lì. Sono partito dal fatto che il compressore davanti chiaramente mi taglia tutti i picchi e quindi sembra che l'attacco sia clean, perché in realtà è il compressore che mi tira giù. Poi il drive alza la coda e quindi si sente questo effetto che non sembra tanto diverso dal clean, però avete presente solitamente il suono di Gilmour, dici è un clean ma anche no, cioè, ha quella, poi dipende dall'era, se tu prendi Pulse, l'intro di Shine of Crazy Diamond, non è un clean, ma lui non ha quasi mai sempre il clean, c'è un drivettino che gli dà quel drive, non lo si sente come un drive normale perché c'è il compressore davanti, e se non c'è il compressore davanti gli toglie praticamente il picco. Ve lo faccio sentire con e senza il compressore, guardate. Spengo anche il riverbero, sennò vi confonde le idee. Quindi scusatemi, allora voi prendetemi pure in giro per le facce che faccio, però io non riesco a evitare di rompere, perché quando sento queste robe qua vado a una sorta di così, la devo sentire sta musica qua, non c'è da fare, è una cosa che mi viene naturale, quindi prendetemi pure in giro che faccio le facce, ci sono gli americani che dicono ma che facce, non so se guardare la faccia o se farò dire, però d'altronde tanto sono piccoli. Comunque ecco, sostanzialmente io metto un compressore tra l'altro bello carico, perché ha quattro aumenta il boost però non aumenta la distorsione, e sul picco si sente proprio che taglia, si sente quella distorsione che c'è ma non c'è, da quel tipico suono che a me piace tantissimo gilmouriano, che sta su una vita, perché cioè veramente sta su, perché distorsione, poi immaginate che adesso qua sono un volume relativo, ma in un palco enorme il volume è pazzesco. Vediamo le domande. Gran suono sì, ma siete 85, cazzarola ragazzi, cioè, ho fatto una direttina così e mi fa piacere che siate belli numerosi. Alzo l'aria condizionata, ragazzi, ho l'aria condizionata nel soundbox, nella cosa, nel fantoma, ragazzi, è tantissima roba, è freschino.
Allora, aspetta che leggo. Ciao Marco, come overdrive uso un overdrive per volare backup a T-Drive, che non ho idea. Adesso io appunto sto usando questo Fast Boost, che lo uso più o meno dappertutto, che è un drive molto, molto trasparente. A me piacciono i drive che non colorano tantissimo il suono e che tendono a boostare e allargare. Infatti si chiama Fast Boost, non è proprio un overdrive. E mi piace parecchio, lo metto praticamente davanti su quasi tutti i suoni distorti per dargli anche un po' di, perché ha comunque una punta di MIDI, ma non è così esagerata come quella del TS, del TS9, TS808. Io bassista mi sto illuminando di chitarra, ma amo la ricerca del suono fondamentale, espressione personale. Bello, ok. Bene, mi fa piacere Alberto, con valvola 12AT, un bel viaggio anche oggi, Madonna della nelle basi, che brivido, esatto, sorry 12AT che hanno meno gain, vabbè Alberto, a questo finale legato, spettacolo grande Marco, grazie, grandissimo lavoro sul suono, ora si avvicina moltissimo, grazie per condividere queste tips, figurati Daniele, Giulio Celati, ciao Giulio, come va la tua bellissima Route 66, grande, me lo stavo perdendo, non mi dai neanche il tempo di provare la Wii. Ragazzi, così è, bisogna essere veloci. Marco, un suggerimento: perché non usi uno spettrofono nelle tue bellissime demo? Aiuterebbe a chiarire anche scientificamente concetti come medioso, molto difficile da definire. E c'hai ragione, solo che l'analizzatore di spettro, vabbè, devo procurarmelo, potrei anche procurarmelo effettivamente. Potrei anche procurarlo effettivamente, che tra l'altro ci sarebbe, c'è sull'Axe FX3, però c'è sul monitor suo, non c'è sul software. Vabbè, me lo farò in modo di procurarmelo. E adesso poi vi faccio sentire, ecco, il suono, poi quando fa Shine of a Crazy Diamond, cioè sempre l'intro col phaser. In questo caso uso un phaser, uno script 45, che però è un po' troppo basso, ha troppe basse secondo me. Devo calargli un attimo, allora, il depth, che è questo, no. Eccolo qua, mini frequenza, devo alzare un po' questa qui, ok, perché allora deve suonare un po' più aperto, ok, deve suonare un po' più aperto. Allora, fatemi capire se questo adesso va bene. E ci metto anche un chorus, che è un 4 voice analog, che è un po' il mio chorus, secondo me, diciamo, non è un chorus presentissimo, però gli dà quell'immagine acquosa che ha il grande David. Allora, vi faccio sentire, poi mi dite voi se va bene, mi date, mettici qua, mettici là, io sono a vostra disposizione, fate voi che siete intenditori. Allora, chiudo il microfono, vi faccio sentire il suono così, allora vi riporto di qua, quindi adesso è il clean solo con il plex delay e poi vi accendo, vedrete che si accende delay, chorus e il phaser per fare l'intro di Shine. Allora spengo il microfono come sempre. Tanto non mi ricordo, c'ho i vuoti di memoria su Shine, portate pazienza. Facciamo guadagnare prima, fargli vedere. Aspetta un attimo, potresti mettere una simulazione di Univibe, Patrizio Bianco, ok,
Ho sentito davvero il suono del middle di Eccles, solo che lui tiene gli acuti un pelo più chiuso, ma è aggiunto un pelo. Spettacolo, dovresti mettere una simulazione di vai. Ok, Patrizio, provo adesso a mettere. Mettici U, sali. I sali. Ma facciamo guadagnare prima di fargli spendere i soldi. 84 presente, 24 live, via, siate generosi, una battuta amici. Ah, volete farmi guadagnare? Beh, guarda, se cliccate sotto se cliccate sotto il simbolino col dollaro potete fare anche le donazioni come nei gamer Switch, ecco. No, va bene, figurati. Chi è che mi disturba qua su WhatsApp? Ok, aspetta un attimo, è che c'ho anche una cosa. Aspetta che sono in diretta. Ok, è tra l'altro una cosa che vi interessa molto. Ottima diretta, adesso devo prendere i tuoi consigli e riportare sulla MOR. Ciao, ma domani con Fontanotte. Ciao Andrea Fortina. Grande, mai provato lo Scalloped Neck? No, non, si svolge una volta anni fa. Allora, proviamo col... Allora, mi avete detto con l'Univibe. Allora, mi metto un altro canale in modo tale da tenermi questo selezionato. Allora, proviamo con il Classic Vibe, che è questo qua. Sentiamo come funziona. Ma a me suona meglio il phaser, francamente, però vi faccio sentire uno e l'altro. Questo, vedete qua, quando è Script 45, questo è il phaser, il phase 90, Script 45, quindi vabbè, del 45. Così, quando andate sul canale B, è il Classic Vibe. Mi dite voi quale vi piace di più. Ok. Dite, a me convince di più il phaser, poi ditemi voi. Marco, quanto tempo dedichi mediamente per la creazione di un suono? Vai diretto con già le idee chiare? Allora, bella domanda, Marco. Io solitamente quando creo un suono sto suonando e mi viene in mente una cosa e dico, cazzo bello sta roba qua, faccio una lista di tutti gli ampli e mi viene, quindi non è che ho pensieri, infatti non faccio fatica e diciamo raramente mi metto a fare suoni di altri, perché suoni di altri anche come Gilmour, io ho la mia interpretazione di Gilmour, poi uno può piacere o non può piacere, l'importante è che dico sempre, quando le mie patch devono costituire un'ossatura come sto facendo adesso, vi do delle dritte e poi voi ci costruite il vostro, perché ognuno ha il suo modo di interpretare, per cui ci sono tanti questa patch qua, poi tra l'altro a me suona così, a voi come avete una chitarra diversa eccetera eccetera suonerà completamente diversa, quindi è inutile che io mi sforzi di replicare Gilmour, ok, che non ci riuscirò mai, quando poi alla fine prendete la patch è diversa, l'importante è che ci sia d'accordo su quella che è il flusso logico degli effetti, come sono messi, perché poi uno quando se la prende va a toccare quello che gli serve per adattarla al suo modo di suonare. Questo è l'importante capire. Cioè, le patch non devono essere viste come una cosa compra, metti dentro e fine, cioè magicamente diventi. Cioè, tra l'altro le mani di Gilmour purtroppo non sono in vendita. Quindi è un modo per dire, ok, vediamo quel pirlotto di Marco Fanton come ha interpretato, tra l'altro questa patch qui viene dagli insegnamenti che ha dato Pierangelo Mezzabarbo sui suoi tutorial, che vi consiglio di andare a vedere perché sono veramente molto interessanti. Poi quando hai la possibilità fai una recensione sulla Line 6 Spot Go? No, mi dispiace Antonino, primo perché non ce l'ho, secondo perché io da marzo sono artista ufficiale Fractal e per cui diciamo sono tra virgolette in forza a G66 e quindi di conseguenza non mi rimane tutto quello che ho fatto fino adesso, però ecco, non,
e ho fatto tanto perché sono 4 anni di lavoro, ho trovato tutto quello che dovete trovare. Il PodGo è più o meno sempre l'Helix come motore audio, quindi non è che sia, è un Helix un po' ridotto, per cui quello è, cioè le simulazioni sono le stesse, è diciamo un formato di, è come HX Stomp, la stessa cosa, le simulazioni sono le stesse, per cui quello che sentite su Helix, tra l'altro io per fare per convertire le patch da Helix a HX Stomp non ho fatto altro che segare i blocchi che non ha HX Stomp, è fine della storia. Stessa cosa per PodGo, presumo, non l'ho visto ma presumo che sarà così. Allora vediamo un attimo, avete detto Marco per quanto tempo dedichi al Antonino Castorina dice Postman dice script 45 il B per me ovviamente, vedi, ci sono questioni di percezione personali per, beh ragazzi è vero, l'arpeggio non in prima posizione, ah no, non so, allora perché una volta l'ho fatto così non vadava bene, una volta l'ho fatto così, allora io non lo so, quindi prendete buono. L'univai usato sia nell'album originale fino al Live Pulse, Phaser Pietro Gabba, infatti quando ho comprato qualche patch tu ho poi sempre modificato qualcosa, esattamente, deve essere così. Poi Gilmore, ognuno di noi lo percepisce con la sua percezione, non è facile un suono oggettivamente uguale ma soggettivamente simile per un numero, poi le sensazioni, poi tra l'altro Gilmore quale? Perché su Pulse è un suono, su altri live ne è un altro, cioè ragazzi, quindi ha fatto tantissima ricerca sonora. Sei fantastico, grazie Trevor Nuss. Tras Van Halle in cuffia, fantastico suono, lo metto come sveglia. Vanni Tonò, grande Vanni, sembra bello ascoltare le tue dirette, molto interessante, grandissimo Vanni. Allora vi faccio poi il suono di Another Brick in the Wall, che credo che sia questo, aspetta, eccolo qua, che è praticamente, aspetta, eccolo qua, allora, dove ho usato sempre, è come quello di Shine, ok, col fast boost davanti, dove però ci ho messo il chorus e il delay. Delay che è praticamente il classico 440 millisecondi che usa tipicamente Gilmore, quindi anzi facciamo così, mi faccio un secondo canale, ma in totale che si... anzi no, va bene così, mi faccio un secondo canale con un delay, con la coppia A su B, ok, faccio il B con un livello un po' più alto in modo tale che, ok. Quindi se voglio fare le robe tipo part 1, allora... Ok, vi ricordate qua che posizione usa? Mi pare la seconda, boh, non so. Allora, vediamo un po'. Chiediamo sulle basse, lui. Ok, quale Gilmore? Quello da prendere il tubo e coprire i suoni, quindi le piccole differenze secondo me non si percepiscono. Il tono di Gilmore è molto vicino. Ok, allora questa è la parte ritmica, no, se vogliamo. Non mi ricordo se usa la seconda posizione, poi mi dite voi. L'assolo invece, ok, io praticamente vado a cambiare, quindi tengo sempre il delay, ok, però vado in A, quindi abbasso il livello e vado ad accendere il drive, che quindi mi viene fuori, sempre col chorus acceso, mi viene fuori sta roba qua.
quindi sulla solo praticamente ho, è lo sempre lo stesso suono con lo stesso drive che uso su Shine, con il chorus acceso e il delay un po' più basso, sempre 4,40, che va a tempo con le battute, quindi fa quella parte ritmica che sentite, che si sente, fa anche diciamo una sorta di ritmo, anche se non c'è la base sotto, però si percepisce bene. Sto andando a lavorare con questi suoni in cuffia spaziale, adesso giro il furgone, torno a casa a suonare. Marco D'Ambrosio. E poi volevo farvi sentire, quindi questo salvo, il suono di Comfort Abinam, che secondo me è quello più difficile, e questo l'ho imparato da Pierangelo Mezzabarba. Vedete dove, che a questo punto si accendono due drive, e qui FM3 veramente è un po' tiratino perché siamo al massimo, però regge tranquillamente, non vi preoccupate quando va in warning, ma diciamo non si spegne assolutamente perché sono anche collegato. Allora qua praticamente ci sono due driver, allora, c'è questa volta un TS-808, quindi non è più il FAS, quindi vedete che cambia il canale. Questa è una delle cose belle di Fractal, perché io uso un drive, però del drive ho quattro stadi diversi, quindi posso scegliere tra quattro, mentre per esempio vedete sul 2 c'è il canale A, che è il fast boost. Quando io vado sull'1, che devo fare Comfort Abbey Number, vado a prendere il TS-808, ok? Che è appunto un TS-808, che va a boostare il Big Muff, PI Fuzz, che lo regolo col tono molto basso e il drive così. Sempre col delay di prima, col chorus, e vediamo un attimo se ho la base di Comfort Abbey Number, vediamo se ce l'ho. Così mi dite se gli assomiglia. Allora, Comfortably. No. Comfortably. Finché scrivo male. La mia libreria, fammi vedere qua. Caspita, che ce l'ho. Dove ce l'ho? Niente, devo andare sulla backing track. Cazzarola, Pink Floyd. Shine a Crazy Diamond. L'ho persa, dimmi che l'ho cancellata. Eccola qua. Ok, allora, andiamo sul Comfort Abbey Number. Allora, sul Comfort Abbey Number il suono è chiaramente molto più ciccio, cioè ha molto più gain. Io del mio basso in mano vado alle tue performance, specialmente con le lunghe, sono decisioni di improvvisazione istantanea. Ok. Allora, su Comfort Abbey Number, eccolo qua, io ho una base. Ok. Thank you.
Ok, questo era un po', l'ho preso come sonorità, l'ho preso un po' da, da Pulse, base un po' bassa, base un po' bassa, del 480 per la versione in studio. Cosa di forzare tra i 3 e 46, credo che le medio basse per intenderci è meglio. Ok, va bene, la base un po' bassa. Ma che dire, è un gran bel suono, questo ha paura, fantastico. Sì, adesso lo solo, ragazzi, portate pazienza, non me lo ricordo. Forse è un po' più gain qua, è che sono a volume un po' troppo alto. Allora, avete detto di alzare la base, no? Di alzare la base, scusate, la base, tac, la alzo qua. Ok, riproviamo, fatemi sapere. Quindi qua, spengo il microfono. Lasciate stare le cappelle perché, vabbè, non me lo ricordo, ragazzi. Quindi questo è un assolo che, tra l'altro, io non l'ho mai fatto uguale, non so neanche com'è. Quindi più o meno vado a naso. Però volevo capire un attimo se il suono vi convince. Soprattutto non ho usato il MAF, sulla patch di Ampere non ho usato il MAF, perché, non me lo ricordo, l'ho fatto tempo fa. L'ho fatto tanto tempo fa perché credo che non si possano mettere due drive insieme, cioè... Ampero chiaramente ha un numero limitato, non è come qua che io posso mettere due drive insieme uno dietro l'altro, devo trovarne uno che funzioni per tutti, credo. Poi qua ho bisogno di tutta una serie di cose, c'è anche l'equalizzatore sull'amplificatore, tutta una serie di cose. Ok, chitarra liquida ed eterea come quella di David Gilmour, ottimo, bellissimo suono. Va bene, entro in live e vengo accolto così, grandissimo Marco Drake, ciao, ciao. Vi faccio... Che ore sono adesso? Ok. Qua ci abbiamo dirette. Cos'è sta roba? Vabbè. Allora.
paura. Vi faccio invece una cosa che insomma, mi riesce meglio invece sull'altra base, quindi vi faccio sentire tutti i suoni così come li ho bravo Marco, il digitale, il tuo pane non c'è niente da fare. Ciao, grazie Pietro, ciao Michele, benvenuto. Allora vi faccio sentire a Michele, ti te piace sta roba qua? Allora, sulla base di prima, che è un po' più, riesco a improvvisare senza sbagliare. Anzi, potrei fare, se me lo ricordo. Allora, vi rifaccio, che l'ho vista prima, Shine, dov'è che è? E vi ripeto, devo raccogliere le basi, non c'entra a fare, se no ogni volta mi perdo. Shine, eccola qua, Shine of Crazy Diamond, 1984, eccola qua. Allora vi faccio sentire di nuovo l'intro, che è questo. Adesso non sto qua, non mi ricordo i tempi eccetera, ma è giusto perché siccome mi fa da base, non so come funziona, è una cosa che avevo trovato, è giusto per farvi sentire il suono, no? Allora, questo era l'intro che vi dicevo, allora, fatto. C'è un clean, e poi a seconda di come uno lo vuole fare, col clean e basta, oppure si potrebbe fare con il drive, dipende dalle versioni, perché a volte diciamo si sente con il clean, a volte si sente con il drive, eccetera, eccetera. Il drive si usa più che altro nella parte dopo, no? Quindi andiamo sulla parte dopo, aspettate un attimo, zacchete, allora, tra l'altro chiudo il microfono. Quindi vedrete sulla patch che si accende questo qua che è il drive, il fast boost. Ok, vediamo un attimo. Devi assolutamente impararti Sorro e farcelo. Con le tue manine viene sicuramente più che bene. Vabbè, fantastico. Bravo, il digitale. Ok, allora fatemi. Vediamo, andiamo avanti. Ragazzi, perdonate gli errori, non mi ricordo più il pezzo, ogni volta imparo la memoria. E questa è una roba che ho fatto così in velocità. E quindi era solo per farvi sentire come ho fatto la patch di Gilmour per l'FM3. Quindi allora ritorniamo dentro qui, spengo il microfono. Thank you.
ripeto, non guardate le note perché non lo sto facendo a... senza ricordarmelo. Allora, in questo, come avete visto, vado ad accendere il drive. E quindi a quel clean che avete diciamo messo all'inizio, vado a mettere questo fast boost e ti dà quella sonorità un po' così. Simone, che vede, ma FM3, caspita, se suonasse così ancora nel locale la prenderei subito. Allora, vi faccio sentire invece allora, tutti i suoni su un'altra base che mi consente di improvvisare un po' più libero, perché sennò qua è un po' un casino. Allora, dov'è che è? Dov'è che è? Era su prima Pink Floyd, eccola qua. Thank you.
Beh, vabbè, insomma, dai, ho fatto un po' qualche svizzeretta, però volevo far sentire sostanzialmente un po' questi suoni. Forse c'era la base un po' bassina, ok? Allora, vediamo un attimo, fatemi leggere. Insomma, come sempre, top, bello il fast boost, scalda molto bene il suono. Sì, molto bello, Giovanni. Io lo uso praticamente dappertutto. Dopo sta live, io do scorta a questa Michele Geronazzo. No, non credo che Edo Scorda abbia bisogno di acquistare le mie patch. Lui è bravissimo, cioè è molto più mano, tra l'altro. E che maniche, perché c'è una mano che fa 3 volte i giri del manico. Vedo delle icone qui, uno è di Pulse, l'altro è The Dark Side. Edoardo Ansaldi, teoricamente Gilmour ha usato per Shine Reef un Phaser 45, infatti ha usato il Phaser 45, quindi boh, almeno questo è. Another Brick in the Wall, Almo Reef, Pick Up Middle Bridge, bravo, grazie, ok, molto, molto gentile. When will this patch will be available? The patch will be available, I think, after this live stream. Quindi tonight will be available. Zio Pera, che suono della Madonna, straordinario, zio Poco, Luca Bellone. Distorto, fantastico, troppo bello. Hai usato un muff. Sì, come ho fatto vedere prima. Vi faccio vedere. Allora, su questo patch qui ho usato praticamente, secondo la scuola del grande Pierangelo Mezzabarba, eccolo qua, la faccio vedere qui, sono due drive praticamente. Questo è il MAF che viene boostato da un TS-808 e in più c'è il chorus e il delay, sempre a 4,40, che è solutamente il valore settato da, diciamo, che usa sempre Gilmour. E quindi, diciamo, questa combinazione di drive. Perché da solo il MAF non è bello, invece boostato dal TS-808 diventa veramente molto fico. Ok. Sono bene, lo proviamo con la cabina della Santa Monica, va bene, fantastico. Michele Bellin, ok. Fabio, bravo Marco, tu suoni molto fedeli all'originale, grazie, ti ringrazio. Luis Carlo Santani, suoni molto fantastici, ma suonare fantastico. A suonare Phantom Gilmour ed è giusto che sia così, meglio della tua personalità. Adesso vi faccio sentire lo stesso suono con la Santa Monica, ok? Allora, yes, eccola qua. Chiaramente l'humbucker suona di più. Vediamo un attimo. Lo andiamo a fare di nuovo su Comfortable Number. Fatemi Comfortable Number, scusate. Fatemi ribeccare dove devo fare sempre sto cinema qua per andarmi a beccare. Sono io che sono un cialtrone che non metto in ordine le backing track. Dov'è che? Confortabile, confortabile. Ma guardi che razza de paillasse. No, non ce l'ho qua dove è finita. Ma guardate che roba. Se uno deve perdersi ogni volta i riferimenti. Comportami una, eccolo qua, dai. Ci metto anche il cuoricino, che così me la trovo. Allora, praticamente, vi faccio sentire la Santa Monica, che ha pick-up diversi, di Pasadena. E eccola qua. È un po' più aperta rispetto all'altra, gli altri sono un po' più caldi. Thank you.
avevo il microfono spento. Ragazzi, scusate. Scusate, capita, non mi, era un po' che non mi capitava. Stavo dicendo. bla 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 bla. Ok. Allora, cosa avete scritto? È diventato anche un'icona. Allora, Simo GRV è scritto: zio Davide è diventato un'icona per i suoni che utilizzava, però in realtà secondo me non bisogna essere maniacalmente attaccati. Sì, io non sono effettivamente maniacalmente attaccato, a me piace avere l'idea in testa del suono e cercare di avere, diciamo, arrivarci secondo quelle che sono le mie idee, fondamentalmente. E quindi se voi ridete, ogni tanto mi capita perché devo chiudere il microfono da. Non ho un interruttore, bisogna che mi faccia qualcosa per un pulsante, qualcosa per. Perché sennò sentite ritorno dalla. E poi non mi piace che si senta l'appennata. Quindi le patch devono. Cioè, la struttura è questa, più o meno. Ok, poi potete fare quello che volete. L'importante è che capiate dove andare a mettere le mani, anche nei corsi che nel mio Fractal School, diciamo, l'intento del mio corso non è quello di imbastirvi di concetti e basta, cioè io cerco di farvi ragionare sulle cose, perché allora se capite come, per esempio, funziona un compressore e come funziona, cioè il fatto di mettere il drive e il compressore insieme che ti dà quella sonorità lì, io ti dimostro che funziona in questo modo qua. Poi sei tu che te la devi adattare, perché è una cosa, tra l'altro, ragazzi, c'è una dinamica, come vi dicevo prima, mi sono partito dal fatto che sto suonando questo plettro qui che è un attacco micidiale, quindi e gli dà una dinamica incredibile, le corde hanno una dinamica incredibile, la chitarra suona a spacca che metà basta, per cui il suono è molto dinamico, c'è una compressione incredibile, ma sentite che è dinamicissimo perché io a seconda dell'appennata, cioè la faccio sentire, cioè c'è un compressore incredibile, però sentite, questo qua è bellissimo, e sentite quando si appoggia il plettro, che effetto, cioè se io riesco a giocare con questo suono del plettro che è molto vetroso sulle corde, a seconda di come lo inclino, ok? A volte uso anche le dita. Sentite che differenza usare le dita e usare. Quindi, anche se ho un compressore al 50% di compressione, riesco comunque ad avere una dinamica incredibile. Anche perché, ecco, un'altra cosa che vi devo dire, io gli ampli clean non li uso sempre con l'input al limite della saturazione, in modo tale che appunto la compressione mi evita il picco. E sfruttando l'input drive, quindi il drive dell'ampli, è come se avessi un Fender Twin a canna. Il Fender Twin c'è solo l'input e basta. Provate a metterlo a canna, comprime di finale, cioè è un suono pazzesco perché la compressione te la dà il finale. Questa cosa qua io la simulo con diciamo con i modeler digitali alzando tantissimo il drive, perché il master lo tengo a 5 che va bene così su questo tipo di simulazione. A me piace molto lo Shiva Clean. E vado a cercare il limite della saturazione, poi chiaramente dipende molto dalla chitarra, in questo modo qua. Ok. Metti una spia come quando la mica, però okay, ti perdiamo. Ok. Però adesso, vabbè, adesso sentite, però. Se un ottimo suonatore, apprezzo molto le tue improvvisazioni e mi hai fatto venire voglia di acquistare questo apparecchio digitale che forse mi permette di cominciare a suonare. Beh, questa è una bella cosa. Io dico sempre che il digitale non è contro l'analogico, il digitale è per far suonare la gente. Quando io riesco ad avere messaggi come quello di Luis Carlos Santana, che già il nome è un tutto un programma, io sono co particolarmente contento proprio perché più gente suona, meglio è. Il digitale, secondo me, ha permesso. Scusate, bevo un attimo. Il digitale ha permesso a tanti di suonare. Se voi pensate nel periodo del lockdown,
chi è che poteva suonare in casa con l'amplificatore e non indurre liti familiari? Cioè, con il sistema digitale uno si mette in cuffia e non rompe le balle a nessuno. Ragazzi, abbiamo conquistato... Quindi, cioè, anche chi usa l'analogico deve ringraziare, perché se c'è gente come te che ritorna a suonare, va benissimo così. Va benissimo così. Ok. Bene, sono le 8:15, ragazzi. Io vi devo salutare. Ho fatto questa diretta improvvisata, vedo che comunque siete stati numerosissimi lo stesso, perché abbiamo toccato anche i 101 partecipanti, quindi mi fa estremamente piacere questa cosa. E, vi aspetto domani con Roberto Fontanotte, che ci presenta la chitarra, la Eco Infinito, chitarra made in Italy acustica, che è qualcosa di veramente eccezionale. Ok? Non dimenticatevi di mettere un like e basta. Cosa vi devo dire? Vi saluto. Vediamo. Ma il microfono sta ancora andando. Spero di sì. Vediamo. Mi sentite adesso? Non vedo più commenti. Buh. Ah, ok. Vedo Simone Cappellini che mi saluta. Molto bene. Quindi cominciamo a mettere via. Pulizia della chitarrella. Mettiamo loro sempre al top. Questa patch adesso la salvo e la metto a disposizione. Cari miei ragazzi, guarda che meraviglia di chitarrella. Mi spiace per chi non le ha prese, ma sono finite. Bruciate praticamente lunedì, quindi neanche 20 giorni bruciate le chitarre, ragazzi, incredibile. Mai successo prima. Grande soddisfazione, mi fa molto piacere. Ciao ragazzi, ciao. Sto cucinando arrosto con peperoni e friggitelli, ma sono appena in ascolto. Ciao ragazzi, ci vediamo. Ciao ciao.